Motivarte è il primo progetto di arte pubblica gratuito creato appositamente per i comuni italiani. Abbiamo inserito questa campagna di manifesti all'interno del programma che riguarda la giornata internazionale della donna dell'8 marzo. È una campagna motivazionale in cui cerchiamo di spingere ragazzi e ragazze, ma anche le donne più grandi, a essere più sicuri in se stessa, a riconoscere i propri talenti, a superare anche quella fase un po' di depressione che è stata dovuta al periodo di Covid e che un po' tutti abbiamo purtroppo sperimentato. Ho pensato che ci fosse bisogno nelle strade di messaggi di speranza, messaggi che in qualche modo motivassero le persone, da qui appunto viene il progetto, il nome del progetto Motivarte. Sono molto contenta di essere qui a Parma perché è il primo capoluogo di provincia che ha accettato di abbracciare questo tipo di iniziativa. E quindi ho pensato che sarebbe stato carino per le strade, invece di averci le pubblicità del Comprooro, basta, o delle scarpe da ginnastica, avesse senso averci qualcosa di un po' più motivante, più ispirante, che non ti volesse vendere niente, che invece di portarti fuori da te, come le pubblicità, ti portasse dentro di te. Siamo tutti abituati a guardare sempre fuori, sempre gli altri, successi di altri, giardini di altri, vite di altri, corpi di altri. Invece dovremmo iniziare a guardare i nostri successi o i nostri successi, siamo fatti di tutto, e le nostre vite, perché il confronto costante con tutto quello che è esterno è pericoloso. E i social sono uno strumento che tende tantissimo a farti vedere le cose degli altri. Quindi questo progetto serve non solo per motivare, ma anche per riportare l'attenzione dentro di te.